di oggi? Ma è molto difficile, io in verità non sono così ben pensante per oggi, perché esattamente quello che danno in previsione e trovo che la struttura non sia così adatta per rientrare con onda forte. Vado in barca da un po' di anni su questa barca qui e so che con onda è molto complesso rientrare anche al traino di un gommone. Però sono primo in classifica e quindi non devo fare questi discorsi qua, perché pare che voglia difendere una posizione che al momento è ancora assolutamente provvisoria. D'altro canto ci ho già navigato tante volte in queste condizioni qui e per me non è semplice né uscire né entrare dal porto. In acqua si sta, ma queste sono le mie perplessità. Vediamo. Un po' d'ansia in realtà per il rientro più che altro, perché ora si vede che sta iniziando a montare dell'onda e noi, per esempio, io sono con un altro ragazzo, non abbiamo assistenza in acqua e stare là con queste barche ad aspettare se c'è onda, ci sono 25 nodi, non so come faremo. Le condizioni interessanti, è la prima volta che prenderò così tanta onda, sono contenta di potermi allenare e di avere questa opportunità che al lago non sempre abbiamo. Quindi sei pronta? Sono carica. Il vento si sta alzando parecchio e c'è anche un po' di ondina, quindi speriamo che riusciamo anche a rientrare dopo, però è divertente, quindi io sono pronto a uscire. Oggi è una giornata sicuramente impegnativa perché ci sarà onda e probabilmente vento su 15-16 nodi. Credo che oggi me la caverò perché tutti saranno in difficoltà data l'onda e il vento e ovviamente le dimensioni della vela sono più piccole, quindi sarò avvantaggiata su questo aspetto. Quindi divertimento? Divertimento senz'altro e niente, si regala. Beh, oggi condizioni toste, fuori si prospetta una giornata piuttosto impegnativa. Ma cercherò di portare la pelle a casa e di non spaccare nulla. E con le scuffie come la mettiamo? Ma con le scuffie penso di essermi allenato abbastanza in queste condizioni, anche al lago, a casa. Quindi spero vada bene oggi, insomma. Allora, diciamo che io sono del lago e per me comunque l'onda è un problema. In particolare oggi vedo grossi problemi e speriamo di portare a casa le barche. Per adesso siamo fermi a aspettare e vediamo cosa ci dicono vediamo in mare. Vediamo come evolve la situazione. La situazione non è facile, perché con questo vento sicuramente ci sarà tanta onda che frange e sarà un problema anche l'uscita, perché noi col poco fondo non possiamo mettere giù la deriva e quindi normalmente non è un problema di uscire attraverso. Oggi invece di uscire di bolina senza deriva, col mezzo timone, con l'onda che frange, secondo me sarà un divertente per quelli a riva, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda le regate fuori, divertimento assicurato. Una volta che sei fuori, divertimento c'è sempre. Di bolina, bellissimo. Di lasco, cavalchi la tigre. Cioè. I think now it looks like we'll be pretty strong from the beginning, like 15 knots or more. We'll be high waves for sure, which will be super exciting. Uscito in acqua, Francesco Vertone, quali sono le vibe da fuori? Sono uscito, ma appena sono uscito era entrato lo scirocco, era un po' più del previsto, non c'è tantissimo vento, però c'è tanta onda, per cui tutta la flotta non riusciamo a uscire dallo scalo, va bene così. Quindi difficoltà non indifferenti? Sì, un pochino sì, soprattutto per uscire e rientrare, poi fuori sì c'è un po' di onda, però finché il vento non supera i 15-16 è fattibile, però è difficilissimo entrare e uscire dallo scalo. E qui a Castiglione della Piscaia come ti stai trovando? Come sta andando un po' la regata? Come è andata ieri? Bene, sono terzo al momento, dietro i due fratelli Savoini. È andata bene, ho preso un UFD che mi ha fatto perdere una posizione, però ero contento, avevamo una termica bellissima ieri. Ti trovi con la classe WASP? Quali sono i pregi della classe? Mi trovo molto bene, mi piace solo la cosa che mi piace di più ovviamente è regatare, perché la barca è strettamente monotipo, la flotta è di buon livello e molto vicini, si regata qualunque, lo vedi dalle classifiche delle regate, qualunque regata che sia la nazionale, l'italiano, il mondiale, l'europeo, si gioca sempre in pochi punti e quindi quello ti dice che è molto divertente regatare tutti insieme.
Su!